Buongiorno, benvenuti nel vlogmas numero 21, oggi è 20. Io ho gli occhi piccoli perché sto morendo di sonno. Stamattina la sveglia è stata tragica perché ieri sera ho fatto tardi, stanotte non ho dormito bene e quindi sono un po' stanca. Comunque, sono le 2, dice Giulia. Sono le 2, io sto cominciando a riprendere adesso. Sono appena tornata da lezione. Tra l'altro ho fatto anche un tragitto in metro molto triste perché mi si sono scaricate le cuffiette con le Bluetooth e quindi sono stata senza musica tutto il viaggio d'andata e tutto il viaggio di ritorno. E la metro senza musica è veramente una tragedia, ma più che altro perché io soffro tantissimo il mal di metro e il mal di autobus. Quindi se non ho la musica mi viene la nausea. Cioè, io non sono una che si può mettere a leggere un libro in metro perché cioè, vomito. E quindi è stato molto deleterio per questo motivo. Io mi sto scaldando il pranzo. Adesso mangio perché sto morendo di fame. Prima non avevo per niente fame, quindi non ho fatto merenda di metà mattina. Ho soltanto bevuto il caffè appena arrivata prima di lezione perché sennò mi sarei addormentata. Oggi era tra l'altro una lezione importante perché abbiamo fatto le due lezioni di riepilogo dei due corsi. Quindi, insomma, era importante che non dormissi in piedi. Però non avevo fame, non ho fatto merenda, adesso in metro mi è venuta una fame allucinante. Amici, prima di mettermi a studiare, adesso mi prendo un cioccolataino e un bicchiere d'acqua. E volevo rispondere a una domanda perché c'è Chiara, ciao Chiara, che giustamente mi ha ricordato che lei mi aveva chiesto di parlarvi di quello che penso di A Star Is Born in uno dei vlogmas e io mi sono dimenticata, ti chiedo venia cara, però grazie di avermelo ricordato perché così ne parliamo subito e anche perché io sono tornata in fissa con la colonna sonora, sto sempre al pianoforte a suonare le canzoni di questo film. Allora, molto semplicemente, la colonna sonora secondo me è meravigliosa e credo di aver detto nelle storie che avevo fatto a proposito di questo film. Che stai facendo tu qua? Amore! Oh, ho le coccole! Ciao, sono Briciola e volevo le coccole! Allora, stavo dicendo, credo di aver detto nelle storie che tipo l'unica cosa che mi piaceva di questo film era appunto la colonna sonora. Allora, effettivamente è una frase un po' cattiva da dire, però secondo me è l'unica cosa che ha senso nel film, a parte alcune canzoni del momento della protagonista che diventa una superstar, che sono anche abbastanza agghiaccianti, infatti quelle non le ho mai tipo riascoltate, mentre le canzoni country che canta Bradley Cooper e quelle di Lady Gaga sono bellissime. Adesso non mi ricordo assolutamente come si chiama lei, ma neanche lui, non mi ricordo i nomi. Secondo me, allora, il film, io sono andata a vederlo al cinema, ero super in hype perché tutti ne parlavano tantissimo, poi io adoro sia lei che lui, quindi ero molto curiosa di vedere anche lei come avrebbe recitato. Sì, scusate l'inchiostro, ragazzi, sono mancina, lo sapete. Ero super curiosa di vedere appunto come avrebbe recitato, super curiosa di sentire lui cantare perché non sapevo che cantasse così bene, invece canta un sacco bene. E quindi le canzoni sono veramente molto belle. Loro mi sono piaciuti abbastanza. Mi sembra che siano candidati entrambi ai Golden Globes. Loro mi sono abbastanza piaciuti, appunto. Però, secondo me, il film di per sé pecca nella trama e nella sceneggiatura. Nel senso che la trama non mi è piaciuta. Allora, io non ho visto l'originale perché questo. Aia. Questo A Star Is Born è il remake di un remake. Io non ho visto né quello prima né quello prima ancora, quindi non posso sapere se la trama è congruente o meno. Mi sembra che l'abbiano un po' cambiata, però non voglio dire cavolate perché appunto non so proprio niente di film originale. Però la trama non mi è piaciuta perché fondamentalmente l'ho trovata un po' sconclusionata, nel senso che il film è molto lento nella prima parte, poi succede tutto in un quarto d'ora. Non vi voglio dire niente, però insomma chi l'ha visto lo saprà. Non mi sono piaciuti neanche. Eccoci, è tornata con Woody. Non mi sono piaciuti neanche particolarmente i dialoghi tra i personaggi, la costruzione dei personaggi. Secondo me sono stati caratterizzati un po' male, quindi non sono molto contenta. Boh, cioè non sono particolarmente soddisfatta in realtà. Ero super gasata perché pensavo di andare al cinema e vedere una super storia d'amore, anche molto strappalacrime, con delle belle canzoni. Invece sono andata a sentire praticamente un concerto di Lady Gaga, perché alla fine l'unica cosa che spicca secondo me nel film sono le canzoni. E lei è stata anche abbastanza brava come attrice, lui a me piace moltissimo come recita, secondo me è stato veramente molto bravo, anche se molti hanno detto che non è tra le sue performance migliori.
Invece a me è piaciuto proprio tantissimo, forse anche di più rispetto agli altri film che ho visto con lui. Però appunto sono rimasta un po' delusa dalla trama e da come hanno caratterizzato i vari personaggi, perché secondo me hanno spiegato male le cose. Avrei preferito un approfondimento molto maggiore sul fatto che lui è un tossicodipendente o un alcolista, non tossicodipendente, vabbè, comunque è un po' tutto. E avrei preferito un po' più di approfondimento sul passato di lei. E mentre ci presentano tutto quanto sul piatto e poi alla fine cercano di spiegarti un po' quello che è successo, ma non esattamente. Tra l'altro secondo me la fine è piuttosto ovvia. Io appunto, ripeto, non avevo visto il remake, quindi non, cioè i precedenti, quindi non avevo idea che finisse così, e l'ho capito tipo a mezz'ora dalla fine che sarebbe finito così. Mi sono un po' commossa perché alla fine ovviamente quello dove ti vogliono portare è un po' la lacrimuccia, però me la sono fatta scappare proprio tipo vabbè, versiamo sta lacrima, perché proprio non mi è piaciuto come hanno reso la cosa. E soprattutto sembra tipo la vita di Lady Gaga il film, perché praticamente vedi la trasformazione di lei da cameriera e cantante amatoriale nel locale delle drag queen a superstar. È più o meno lo stesso percorso suo, cioè un certo prima è tutta una country girl, tutta e poi esplosione, costumi, canzoni sui culi, cioè vabbè. Però mi piace moltissimo la colonna sonora che ancora ascolto, non dico giornalmente ma quasi, insomma, cioè le prime due settimane subito dopo il film e sentivo soltanto le canzoni di A Star Is Born. Sto mangiando un sacco di cioccolata. Mi troverò piena di brufoli. Poi mi lamento che c'è i brufoli sul mento. Mangio sempre cioccolato. Dicembre è giusto che sia così, secondo me. Io sono golosissima, però non sono una che mangia così spesso in realtà dolci, perché cerco di contenermi. Però a dicembre, che mi frega. Poi solo dicembre, poi ho tutto l'anno per recuperare. Comunque, visto che stasera farò la big revelation, non so se si dice così, la grande rivelazione del mio viaggio, lo dico anche qui, anche se adesso i vlogmas non se li sta calcolando più nessuno, giustamente, perché i miei sono tutti uguali. Comunque vado a Londra, cioè andiamo a Londra, io, mamma Giulia, mia zia e i nostri cugini Marzia e Andrea, dal 26 al 30. Io sono troppo felice. Sono un po' in ansia perché c'è tipo il 25, appena torniamo a casa dobbiamo fare le valigie perché partiamo il 26 mattina. Non devo andare in aeroporto 74 anni prima, però sono gasatissima, a parte che io adoro volare e non salgo su un aereo da tipo 3 anni, quindi sono troppo contenta. E poi non vado all'estero da tipo 3 anni, perché non vado all'estero da quando sono andata in Olanda, ad Amsterdam. Ho finito il manuale, ho finito questo maledetto libro, finalmente. E adesso dovrò cominciare questo maledetto libro, che è esattamente il doppio, quindi sarà molto divertente. Però intanto prendiamoci i nostri risultati e portiamoli a casa. Ho finito il primo libro, di fare tutti gli schemi, devo soltanto poi stamparli. E dietro di me c'è, vabbè, a parte i vestiti buttati sul letto, c'è questa scena, c'è Woody che dorme e Briciola che vuole mangiare. Quindi mo dovrò andare a dargli da mangiare. Poi mi vado a fare la mia doccia e mi stavo vedendo l'ultimo vlog di Martina come pausa. Adesso mi vado a fare la doccia, ma se faccio proprio la super brava dovrei riuscire a leggere qualcos'altro in realtà prima di andare a dormire, ma vediamo. Prima però vi volevo far vedere una cosa, prima di fare qualunque altra attività. È arrivato un regalino da Cristina. Cristina è una fantastica donna e mamma che mi segue sul canale e soprattutto su Instagram, ogni tanto ci scriviamo, carinissima. E tra l'altro è la seconda volta che mi manda un regalino, perché l'anno scorso mi ha regalato una tazza bellissima, molto natalizia, che adoro, è rossa con delle decorazioni bianche sopra e la uso spessissimo per bere il tè. E questa volta mi ha mandato questo biglietto che è molto carino, e dentro il biglietto c'è scritto, ma ve lo leggo perché è molto simpatico, ha firmato e c'è scritto sul biglietto: ci sono giorni che passano inosservati, altri impossibili da dimenticare, oggi è uno di questi, buon compleanno. Purtroppo l'ho ricevuto soltanto oggi, però mi ha fatto davvero piacere riceverlo. E come regalino dentro il biglietto c'era questa gift card delle librerie Giunti, e quindi adesso devo capire, mi sembra che sopra ci siano 30 euro, perché qua c'è un 30, comunque c'è il sito per capire quanto c'è. Ma è troppo dolce come pensiero, a parte che abbia speso dei soldi per me, già per me è
allucinante, ma soprattutto avere un pensiero così carino, insomma, una tessera che posso usare per comprarmi qualche libro, e ovviamente è sempre una cosa grandissima. Quindi Cristina, io ti ho già ringraziato su Instagram, però ti ringrazio anche qua se stai vedendo il video, sei stata super carina, grazie davvero. Mi devo alzare a fare le cose, solo sono molto stanca, tutte le volte che mi sveglio presto per andare all'università poi sono devastata. Dillo un po' quanto sei brutto, antipatico e puzzolente. Ciao amici, io sono struccatissima. C'è stata una piccola interruzione. Stavo dicendo, sono struccatissima perché quando mi sono fatta la doccia mi sono anche struccata. Mi sa che non ho più ripreso da quando mi sono fatta la doccia, ma perché non ho fatto nulla se non farmi la doccia, portare fuori voi e preparare la cena. Abbiamo mangiato la pasta al sugo, che buona. Cioè, a me la pasta al sugo mi mette sempre un'acquolina allucinante. Non mi sono ancora tolta lo smalto, giuro che me lo tolgo, così poi domani mattina me ne metto un altro. Ho una lezione di recupero di pianoforte, non mi va di presentarmi con tutte le unghie sminchiate. Giulia ride. Domani ho fatto un po' mente locale con mamma di quanti regali devo prendere. Devo prendere un botto di regalini. Quindi domani spero di trovare qualcosa lì a Viale Libia insieme a Giulia, perché veramente devo prendere troppe robe. Nulla. Meno male domani non ho lezione. Cioè, mi sono piaciute un sacco queste lezioni, però il venerdì lezione di mattina ti devi svegliare alle 6:30. Invece domani, cioè, non mi alzerò alle 10, però alle 8, insomma. Domani mattina devo ricominciare a studiare, cioè non ricominciare, devo cominciare il libro nuovo di storia e poi vado appunto a lezioni di pianoforte alle 11 e poi ho appuntamento all'1 con Giulia ed Annibaliano per andare a pranzare insieme. Domani il tempo non dovrebbe essere bruttissimo, io mi voglio mettere la maglietta nuova che ho ricevuto per il compleanno, quella verde, con i jeans a vita alta. Tra l'altro devo trovare una cinta perché si sono allentati tantissimo in vita e mi piace moltissimo come mi stanno sempre, solo che in vita mi avanza veramente tanto tessuto, però non mi va di farli stringere perché non voglio rovinare il taglio, quindi devo capire, forse domani mi devo pure comprare una cinta. Sto fissando il barattolo di cioccolatini perché mi va un altro cioccolatino, però già non ho mangiato uno prima. Adesso mi metto a vedere qualcosina. Pirpudici, vediamo qualcosina? Vediamo qualcosa? Poi quando dici qualcosa gira sempre la testa. Adesso è rimasto la testa girata. La testa girata? Vuoi qualcosa? Vuoi uscire? Tu vuoi sempre uscire. Sei proprio un cane approfittatore. Vabbè, dopo devo portarlo fuori, quindi purtroppo non mi posso impigiamare, anche se sono quasi in pigiama perché c'ho i leggings della tuta e questo maglione che è di mio papà, quindi è gigante. Eccomi amici, ho portato fuori Woody nonostante stessi tipo dormendo in piedi. Adesso mi sono appena ricordata con orrore, appena ho acceso la videocamera, che devo mettere, cioè la videocamera, il telefono, che devo mettere in carica appunto la batteria della macchina fotografica e le cuffie. Solo che le cuffie le ho lasciate di là. Ma pace, quelle le metto in carica stamattina. Ce la faccio. Faccio tutto domani. La pigrizia. Prima sono stata un pochettino in live con voi su Instagram e ho detto che sono scandalosa perché non sono più andata avanti con questo libro. E adesso andrò avanti con il libro. Perché non è possibile che lascio sempre le letture così. Va bene amici, io vi saluto. Vi mando un grosso bacio. E nulla, noi ci vediamo domani.